Il posto delle parole per raccontare un libro che è molto singolare, proprio perché questo libro è singolare, pur essendo plurale nello stesso tempo, ma lo capiremo fra poco, noi desideriamo raccontarlo attraverso questa conversazione, seppure nella brevità di questa conversazione, in ogni caso avremo modo di scoprire niente meno che la Bibbia. E qualcuno potrebbe dire, ma la Bibbia condensarla in pochi minuti? Perché questa Bibbia che noi vogliamo raccontare è una Bibbia particolare, è la Bibbia contadina. Anna Maria Lammel e Ilona Nagy sono le autrici e Roberto Alessandrini è il curatore dell'edizione italiana. Buongiorno Roberto Alessandrini. Buongiorno a voi. Grazie anzitutto per essere presente qui nel posto delle parole per raccontare questo libro molto particolare, ricordiamo Edizioni Deoniane di Bologna. Prima di entrare dentro il tessuto di questo libro, vorrei ricordare che lei, oltre a essere curatore di questo libro, Roberto Alessandrini, lei è anche il direttore editoriale della casa editrice Marietti da poche settimane e anche caporedattore delle Deoniane, se non sbaglio ancora. È giusto, è corretto, sì, è così. E come dice, sì. Quindi il tempo che dedica per la produzione editoriale è un tempo praticamente completo, perché due case editrici e quindi sono... In che modo si differenziano le due case editrici, per chi non conoscesse le edizioni Deoniane di Bologna e l'edizione Marietti? Tra l'altro l'edizione Marietti è una delle case editrici più antiche d'Italia. Esattamente. Le edizioni Deoniane si concentrano su una produzione di saggistica biblica e teologica prevalentemente. E la casa editrice Marietti, a partire dalla nuova produzione di ottobre, si concentrerà prevalentemente su filosofia, letteratura e scienze umane e sociali. Quindi una editoria di settore molto specifico, in un tempo in cui si racconta sempre di più la crisi della casa editrice, delle case editrici, della lettura, sembra invece, mi corregga se sbaglio Roberto Alessandrini, che ci sia un rifiorire di nuove case editrici, di proposte molto, molto ricche per quanto riguarda la scelta di settori specifici, e questo fa ben sperare per il futuro, oppure no? Sì, io credo di sì. Credo che ci sia oggi in Italia una vasta produzione di libri, di proposte, questo c'è senz'altro. Ecco, la crisi si fa lo stesso sentire, una crisi probabilmente non solo congiunturale ma strutturale, molto legata alla considerazione pubblica dei libri, però certamente il dato che lei rileva è corretto. Molte case editrici, molte produzioni, circa 60.000 nuovi titoli l'anno che escono solo in Italia, quindi evidentemente c'è un tentativo di resistere nonostante le difficoltà e la crisi. Adesso veniamo a raccontare la Bibbia contadina, che è il motivo per cui ci troviamo qui nel posto delle parole insieme con Roberto Alessandrini, che ricordo ha curato l'edizione italiana. Lei come è venuto a scoprire questo testo sicuramente molto singolare? Questo è un testo che ho scoperto a Bruxelles, in una libreria di Bruxelles, dove ho acquistato l'edizione francese di un libro ungherese, il frutto del lavoro di due antropologhe ungheresi, che nel corso di varie indagini sui racconti di tradizione orale nelle campagne dell'Ungheria, dell'Austria, della Slovacchia, della Romania, dei paesi della ex Jugoslavia, hanno scoperto l'esistenza di una Bibbia di origine contadina. E in questo modo hanno salvato dall'oblio centinaia di narrazioni che appartengono a una tradizione europea millenaria. Dobbiamo immaginare un paesaggio contrassegnato da villaggi, da campi, da foreste, abitato da personaggi semplici, un mondo in cui prendono forma narrazioni che appartengono ad un'antica tradizione di cui tra l'altro si trova traccia anche in Germania, in Svezia, in Catalogna, in Francia e anche in Italia. Sono storie queste che vengono raccontate nella Bibbia contadina, diceva poco fa Roberto Alessandrini, molto semplici, ma la semplicità porta con sé anche la profondità, perché la semplicità di questa Bibbia contadina è una semplicità molto particolare. Io vorrei soffermarmi insieme con lei sull'aggettivo
attivo, contadina, che sembra quasi sminuire il valore sacro che noi abbiamo o la considerazione che noi abbiamo nei confronti della Bibbia. E l'aggettivo contadino sembra un aggettivo che non faccia un giusto onore, e invece qui gli dà veramente il giusto respiro. Certamente, la Bibbia contadina in questo intreccio di saggezza popolare, pregiudizio, luoghi comuni e misoginia è una raccolta di racconti isolati di diversa origine, questo va detto, in gran parte riconducibili alle vicende dell'Antico e del Nuovo Testamento. Nella forma in cui viene proposta in questo libro, la Bibbia contadina esiste solo come montaggio, cioè un montaggio che ricompone il frutto di ricerche sui racconti di tradizione orale condotte sul campo e anche su raccolte di leggende, racconti e favole bibliche realizzate a partire dall'Ottocento. I testi sono organizzati nell'ordine cronologico della Bibbia canonica, quindi dalla Genesi all'Apocalisse, ma in realtà la Bibbia contadina si discosta dalla composizione tradizionale, segue in altri termini un ordine mitologico e non cronologico. Certamente è un deposito di cose molto singolari, molto, molto originali, ecco, si può dire, anche molto originali. Sicuramente l'originalità presente in questo libro di circa 300 pagine è un'originalità molto particolare che dobbiamo sicuramente conoscere attraverso la lettura, ed è anche un libro a volte ironico, perché sono delle cose veramente che oggi come oggi ci possono far sorridere, no? Ma nel creare un sorriso da parte del lettore c'è comunque un atteggiamento di comprensione, sia di comprensione nel significato di capire che anche nell'altro significato. Sì, questa è una raccolta di fatto di storie che sono liriche, magiche, divertenti, oscene, e quindi di storie che sono ispirate in gran parte alle vicende bibliche, alla storia del cristianesimo, e sono tutte storie che restituiscono la struggente riflessione di un mondo che li ha conservati e trasmessi oralmente durante le pause del lavoro nei campi o di sera, durante le feste o nella vita di tutti i giorni. Quindi i grandi personaggi della storia biblica si intrecciano con i racconti, i proverbi, con i miti del mondo greco, con la saggezza ebraica, con una serie di cose anche molto bizzarre. Cioè, sì. Per esempio, nella Bibbia contadina accade che il figlio del re si ammali, muoia, ma si risvegli perché lo si piange tanto, oppure che si nasca una seconda volta come San Paolo o i figli di Giobbe. Può persino accadere che Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden bisticcino su chi deve lavare i piatti o rifare i letti, oppure che la scoperta dell'amore avvenga grazie al caso, alla curiosità o anche alla puntura delle vespe. E questa della puntura delle vespe è veramente forse una delle pagine che più riescono a suscitare veramente non solamente il sorriso, ma veramente una chiarissima risata, perché proprio in quel racconto c'è proprio il senso dell'essere contadino. Roberto Alessandrini, lei ha il libro a portata di mano e ci vuole fare ascoltare un estratto tra queste storie che rappresentano uno sguardo molto particolare sulla Bibbia? Sì, c'è una vicenda nella Bibbia contadina, accade una cosa nella Bibbia contadina, accade che le vergini partoriscano, no? E quindi i concepimenti virginali trovano proprio una loro poetica spiegazione nella Bibbia. E succede per esempio che Maria resti incinta perché annusa un fiore del paradiso, o perché lo Spirito Santo la copre come la rugiada, no? Oppure capita che queste donne restino incinta per modalità olfattiva. C'è una giovane donna che respira da una bisaccia il profumo del cuore di San Paolo, morto in circostanze fortuite, rimanga incinta e consenta all'apostolo di rinascere. Ecco, e ovviamente questi accadimenti lasciano perplessi i mariti, e che pensano subito al tradimento, ma si lasciano altrettanto rapidamente convincere dal semplice racconto dell'impresa miracolosa. Ecco, qui c'è una storia molto breve che si intitola Come la rugiada, che dice così. San Giuseppe era fidanzato con la Vergine Maria, era il suo promesso. Poi lo Spirito Santo coprì Maria. San Giuseppe se ne ebbe un po' a male. Come? Lo Spirito Santo copre la mia fidanzata con la sua ombra. L'aveva coperta come la rugiada
quando si posa sulla terra, e così la Vergine Maria rimase vergine. E che dire di questa storia? Veramente bisogna accettarle perché tra l'altro questi racconti, ricordiamo che hanno anche un fondamento storico, perché le due antropologhe, Anna Maria Lammel e Ilona Nagy, che hanno scritto questo libro, hanno raccolto, come diceva poco fa lei, queste storie della tradizione orale nelle campagne della Slovacchia, della Romania, della Serbia, della Slovenia e forse anche dell'Austria e Ungheria, non vorrei sbagliarmi, sì, certo. Oltre che, se non ricordo male, anche della Croazia, quindi l'area geografica in cui queste due antropologhe hanno agito è un'area molto, molto, molto vasta, e soprattutto un'area anche di tradizioni religiose abbastanza diverse. Sì, non c'è dubbio, sono luoghi, sono aree di incontro tra diverse confessioni cristiane, quella ortodossa, quella protestante, quella latina di Roma, ma in questa Bibbia contadina si vede anche, si sente l'eco dei miti greci, della saggezza ebraica, ma anche dei Vangeli apocrifi, delle predicazioni dei parroci di campagna, insomma, diciamo, dei pamphlet religiosi popolari, anche della letteratura geografica europea, di quella monastica, quindi è un ricco materiale rielaborato in modo creativo, e come del resto è accaduto con la Bibbia in campo artistico. La sobrietà di molti racconti della Bibbia ha portato gli artisti a rifugiarsi in descrizioni che sono proprie di testi apocrifi o di leggende, quindi a creare una specie di cantiere parallelo rispetto alla Bibbia canonica. Ma questo Questa libro... cosa è accaduta un po' con la Bibbia contadina. Ecco, la Bibbia contadina, lo diceva poco fa lei, se ho compreso bene, Roberto Alessandrini, ma la possiamo associare a quegli affreschi, a quei quadri che raccontavano nei secoli passati la storia della Bibbia in una maniera molto semplice e anche molto didascalica, perché qui c'è una didattica rispetto alla Bibbia, per farla conoscere attraverso un linguaggio molto semplice, attraverso un linguaggio figurato, attraverso anche una sintassi che possa arrivare alle persone che necessariamente non avevano un bagaglio culturale per entrare nella comprensione di questo libro sacro. Certamente, certamente. La stessa finalità pedagogica, lo stesso desiderio di trasmissione orale di saperi, di storie, di conoscenze, come avveniva nel mondo contadino la sera, finito il lavoro. Quindi certamente è un cantiere parallelo anche questo, un cantiere parallelo esattamente come quello che si verifica in campo artistico. Come tale un cantiere che non si propone delle finalità sistematiche o normative, ma che ascolta le storie bibliche e le rielabora adattandole a delle esigenze diverse. È chiaro che in questo libro noi perdiamo, come in tutti i processi di trascrizione, la voce, i gesti del narratore, il tono, le pause, il ritmo. Ecco. Si conserva però, io credo, un'immagine di un mondo che ha una propria visione delle cose, che ha una propria cosmogonia e che fa entrare, per esempio, evangelicamente la prostituta in paradiso, ma non le mogli del mugnaio dell'oste, e che annuncia in un brano bellissimo, che è quello che conclude questa raccolta, annuncia la fine del mondo attraverso la caduta delle stelle, e che si dichiara fiducioso nella risurrezione dei morti. Sì, però quindi... Roberto Alessandrini, avere la fiducia nella risurrezione dei morti, passi. Ma avere la fiducia anche che quando risorgeremo avremo tutti 32 anni, questo credo che sia veramente una chiusura straordinaria di questo libro. Questa è davvero molto bella, perché tra l'altro la cosa singolare è che la Bibbia contadina in questo concorda con Tommaso d'Aquino, il grande teologo che, interrogandosi sullo stesso tema, cioè quanti anni avremo quando risorgeremo, dava la stessa risposta e diceva: tutti risorgeranno come se avessero 32 o 33 anni, che è l'età perfetta. L'età perfetta, e forse anche per Aristotele, forse era 35 anni, credo, per Aristotele, l'età perfetta, ma più o meno siamo in questi anni. E quindi siamo in questi anni, quindi sì, c'è proprio questa eco, evidentemente si è depositata anche qui, in questa saggezza, in questa descrizione singolare della fine del mondo, dove si dice
che in questo nuovo mondo le donne non frequenteranno gli uomini e gli uomini frequenteranno solo un po' le donne. Così il mondo sarà migliore e nessuno morirà più. Così sarà il mondo. Tutti gli uomini saranno santi. La nostra vita sarà più dolce del miele. Ameremo il nostro prossimo come noi stessi. Non ci saranno più pene, più dolori, più morte. Tutti vivranno. Ma se qualcuno si ucciderà, non risusciterà. Un angelo entrerà in ogni cimitero e suonerà la tromba. Poi, come vi ho già detto, tutti gli uomini, tutte le donne si rialzeranno e tutti avranno 32 anni. Tutti avranno 32 anni. Roberto Alessandrini, ma questo libro che, dicevamo, suscita il sorriso per diverse storie, anche se le radici sono radici salde in queste storie, no? In che modo possono, io esagero, aiutare oggi come oggi a rendere comprensibile a noi, persone del nuovo millennio, la Bibbia anche nel corso della predicazione domenicale? Ho qualche perplessità, nel senso che la Bibbia è già di per sé un testo ricchissimo di storie, no? Che siamo abituati a conoscere nella forma antologica della predica domenicale, dell'ascolto domenicale. In realtà questo è un libro di antropologia, mi verrebbe da dire. Certo. È un libro che raccoglie la testimonianza di un mondo che non c'è più, in quella forma, e quindi è la testimonianza di un mondo per molti aspetti scomparso. Ecco, quindi non so che utilizzo potrebbe avere. Ecco, di certo è una gradevole lettura, perché è la testimonianza di un mondo che siamo abituati a considerare, diciamo, subalterno, per molti aspetti subalterno, e in realtà queste raccolte testimoniano anche il fatto che tra la cultura delle élite e la cultura popolare esiste in realtà uno scambio continuo, ecco, che non è unidirezionale, non è solo in una direzione. Quindi io la leggo così, ecco, mi sembra interessante come testimonianza di un mondo che non c'è più. Certo, sa perché le dicevo questo, Roberto Alessandrini? Perché oggi come oggi, che è sempre più difficile sollecitare e solleticare la curiosità di chi, per esempio, frequenta la Chiesa, avere la possibilità di utilizzare, non dico tutto, ma semplicemente anche un piccolo brano di questa Bibbia contadina, forse può suscitare un'attenzione. È chiaro che poi dopo si dovrà percorrere il terreno della giusta interpretazione del libro sacro, ma credo che se si ascoltasse qualche cosa anche da questo durante la predica, un piccolo pezzo, forse noi saremmo un pochino più attenti. E potrebbe essere, lo si può suggerire a qualche parroco. Ecco. Sì. La Bibbia contadina, storie, leggende, EDB, edizioni Deoniani di Bologna, Anna Maria Lameli, Nona Nagi sono le autrici, Roberto Alessandrini ne ha curato l'edizione italiana. Però prima di salutarci, Roberto Alessandrini, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Allora, sono molti i libri che mi fanno compagnia in questi giorni e sono soprattutto i libri che ancora non sono stati pubblicati. Sono in particolare i libri che usciranno in autunno per Marietti, e tra questi alcuni testi inediti molto belli di Pontigia, e alcuni racconti inediti di Santucci e alcuni testi inediti del grande storico della scienza Coiré. E quindi un percorso di sicuro andamento verso la scoperta di nomi come di pagine nuove. Sì. Per esempio, fa molto piacere sentire Luigi Santucci, no? Che è stato scrittore, poeta, commediografo e non solo, quindi è veramente una cosa molto importante che una casa editrice riesca in questo intento a ritirar fuori. Certo, Pontigia sicuramente molto più conosciuto, Luigi Santucci sicuramente invece ha bisogno di essere riproposto. Ma che difficoltà c'è a riproporre questi nomi in un mercato editoriale sempre più disattento? È un mercato saturo, indubbiamente, è un mercato saturo. Poi è vero che i libri hanno una loro vita, a volte misteriosa, a volte il successo di un libro non si decreta nelle prime settimane, nei primi mesi, talvolta nemmeno nel primo anno.
i libri hanno una loro vita, quindi a volte incontrano immediatamente il lettore, a volte impiegano più tempo per incontrare il lettore. Di solito però la qualità della scrittura, la qualità del ragionamento, la capacità di argomentazione sono sempre dei, come dire, degli ottimi biglietti da visita. Anche perché noi oggi siamo abituati a vivere l'editoria per quanto riguarda i primi 10 libri in classifica. Sì, esatto, esatto. Mentre, è vero. Mentre poco fa lei ci ha citato i libri che usciranno in autunno per Edizioni Marietti, invece qual è il libro che è là magari sul comodino, che aspetta di essere terminato, essere letto, ma semplicemente per puro piacere suo, al di là della sua professione? Dunque, per il puro piacere mio ce ne sono diversi. E l'ultimo è questo libro molto bello che si intitola Perché ci ostiniamo, di Fredrik Sjöberg, pubblicato da Iperborea. Questo è il libro che ho attualmente sul comodino. Fredrik Sjöberg, che tra l'altro è stato tradotto da Fulvio Ferrari, che sarà prossimamente nostro ospite per il nostro appuntamento dedicato alle traduzioni. Fredrik Sjöberg, tra l'altro, Beppe Razzini e Fulvio Ferrari. Ecco, Fulvio Ferrari. È un libro bellissimo, molto ben tradotto, quindi complimenti ai traduttori. Tra l'altro Sjöberg, che è un entomologo, scrisse quello straordinario libro che veramente suscita un grande interesse e curiosità, L'arte di collezionare mosche, ed è un libro uscito, credo, sì, 4-5 anni fa. Ed è stato, sì, forse, è stato un successo mondiale, L'arte di collezionare mosche, un grande libro. È un grande successo editoriale, quindi sì. Grazie ancora del tempo che ci ha dedicato. Roberto Alessandrini per La Bibbia Contadina, Storie e Leggende, libro scritto, ricordiamo, da Anna Maria Lammel e Rinona Nagi, edizioni Deoniani di Bologna, curate nella edizione italiana da Roberto Alessandrini. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buona serata.